Mezzanotte 46, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. Il Premier Conte dunque si presenta al Senato e annuncia la fine del governo. Prima però non risparmia un duro attacco al Vice Premier Salvini, accusato di non avere cultura delle regole, di mostrare interessi personali e di non aver chiarito la vicenda russa in aula. La lunga giornata si conclude poi al Quirinale con le dimissioni di Conte rimesse nelle mani del Presidente della Repubblica Mattarella e domani iniziano le consultazioni. Il lungo giorno della resa dei conti nel governo giallo-verde comincia alle 15 a Palazzo Madama e si conclude solo all'ora di cena, quando la macchina del Presidente del Consiglio lascia il Quirinale. Giuseppe Conte ha rassegnato le proprie dimissioni. L'esecutivo da lui presieduto continuerà ad esistere per ora solo nella formula del disbrigo degli affari correnti. Prima del colle la crisi ha però preso forma plasticamente nell'aula del Senato. Conte arriva in aula fra gli applausi, stringe le mani a tutti, scambia anche alcune parole con il leader leghista. Quando però il microfono si apre, il Presidente del Consiglio dà voce senza filtri a una lista dettagliata di accuse rivolte a Matteo Salvini. Irresponsabile, dice il Premier, per aver aperto una crisi per interessi personali e di partito. Colpevole di aver indebolito il governo con i mancati chiarimenti sulla vicenda russa, le invasioni di campo negli altri ministeri, l'invocazione delle piazze a suo sostegno. Questa tua concezione mi preoccupa, dice il Premier. Prima di arrivare all'annuncio ufficiale, al termine della discussione andrò da Mattarella a rassegnare le dimissioni. Poi tocca a lui, all'imputato. Matteo Salvini, dai banchi della Lega, non indietreggia. Rifarei tutto, esordisce il leader del Carroccio, che chiede il voto perché provoca. Chi teme il giudizio del popolo non è un uomo libero. Eppure, a sorpresa, il vice premier leghista tenta anche l'ultima ricucitura. Se volete continuare il percorso delle riforme insieme, noi ci siamo. Subito dopo la parola passa all'altro Matteo. Renzi non risparmia stoccate a Conte. Queste cose poteva dirle prima, signor Presidente. Quindi ribadisce l'appello: in caso di elezioni si rischia l'aumento dell'IVA, prima vengono le istituzioni, poi gli interessi personali. Così l'ex segretario del PD motiva l'apertura ai 5 Stelle. La discussione parlamentare continua per ore e prima della replica conclusiva del capo del governo si diffonde una notizia: la Lega ha ritirato la mozione di sfiducia contro il Premier. Ma quando Conte riprende la parola non è ammorbidito da quest'ultima retromarcia, anzi accusa Salvini di aver causato la rottura senza poi volersene prendere la responsabilità. Se c'è mancanza di coraggio me l'assumo io di fronte al Paese, vado al colle. Da domani, con l'inizio delle consultazioni, la crisi si trasferisce lì. Dopo quasi 20 giorni si sblocca la vicenda della nave Open Arms. La procura di Agrigento ha disposto il sequestro della nave e lo sbarco degli 83 migranti ancora a bordo e un'ora fa la nave è arrivata nel porto di Lampedusa. Open Arms, fate scendere tutti. Dopo 19 giorni in attesa di un porto è la magistratura a sbloccare un impasse che stava diventando drammatica. In serata la procura di Agrigento ha disposto il sequestro preventivo della nave ferma davanti a Lampedusa da Ferragosto e lo sbarco dei profughi. La decisione è stata presa per le condizioni igienico-sanitarie e psicologiche in cui versano i naufraghi al termine di un'ispezione a bordo fatta dal capo della procura di Agrigento Luigi Patronaggio, titolare dell'inchiesta contro ignoti per sequestro di persona, violenza privata e abuso d'ufficio, che ha definito la situazione esplosiva. Il provvedimento dovrà essere convalidato dal GIP. Finalmente l'incubo finisce, scrive l'ONG su Twitter. I magistrati hanno aperto un nuovo fascicolo a carico di ignoti per omissione e rifiuto di atti di ufficio e stanno ricostruendo la catena di comando. Probabilmente mi arriverà un'altra denuncia, è il commento di Salvini. Qualcuno pensa di spaventarmi, ma si sbaglia. Durante la giornata la situazione era sfuggita di mano. Stremati dall'attesa, molti migranti si sono gettati in mare, recuperati dalla guardia costiera. A bordo sono rimasti in 83 uomini e donne esasperati e stanchi, felici adesso di poter toccare terra. La custodia della nave è stata affidata al comandante, che a sbarco ultimato la dovrà portare a Licata in Sicilia, dove sarà posta sotto sequestro.
Dopo la manifestazione pacifica di domenica a Hong Kong, che ha visto la partecipazione di oltre 1,5 milioni di persone, la governatrice Carrie Lam ha annunciato un'immediata piattaforma di dialogo. La proposta però è stata subito rimandata al mittente. Per i manifestanti l'apertura della rappresentante del governo di Pechino sul territorio semiautonomo è un suo vecchio inganno, una trappola. Il movimento pro-democrazia, protesta ormai da 11 settimane per difendere l'autonomia della ex colonia britannica, tornata sotto il controllo della Repubblica Popolare nel 1997. Lam, sostengono, cambia argomento invece di affrontare le nostre richieste. Tra queste c'è il ritiro formale della contestata legge sulle estradizioni in Cina, un'indagine sui metodi della polizia e l'amnistia per tutti i dimostranti. E adesso la scomparsa di Felice Gimondi, oggi funerali del grande campione bergamasco con una folla davvero commossa. L'unico grande assente era Eddy Merckx, il rivale di una vita bloccato in Belgio per problemi familiari, ma Paladina, il piccolo comune della Bergamasca, dove si sono svolti i funerali di Felice Gimondi, c'era il gotha del ciclismo italiano. 5 ex azzurri, campioni del mondo, in ordine di anni dal 72 al 1988, Basso, Moser, Saronni, Argentina e Fondrest, ad onorare quella maglia iridata che Gimondi aveva vinto a Barcellona nel 1973. Un tifoso sventolò una rara foto a colori di quella vittoria mai sbiadita nel tempo per un campione degli anni del boom, capace di vincere su ogni terreno, nonostante avesse di fronte il cannibale. Un corridore che riesce a vincere le grandi gare a tappe e poi vincere corse come la Roubaix e la Sanremo vuol dire che è un grandissimo, perché non è solamente uno scalatore, un cronoman, ma è un campione a 360 gradi. La strada che porta dalla Camera Ardente alla chiesa di San Alessandro diventa un ideale rettilineo d'arrivo, con il pubblico ai lati che applaude il suo campione. La foto di Gimondi in una cornice d'argento precede il feretro portato a spalla dagli ex campioni che per l'ultimo traguardo diventano una sorta di gregari a scortare il loro indimenticabile capitano. Ed era l'ultimo servizio, l'informazione torna domattina alle 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.